Ciao a tutti, eccomi ancora qui. Come potete vedere dietro di me è cambiato lo sfondo rispetto alla settimana scorsa perché, come vi ha già anticipato Stefania, è la settimana del colore indaco. Lo vedete che bellissimo? Questa è la parete del nostro iride, una delle tante pareti del nostro iride rosso. Io, come potete vedere qui vicino a me, con i colori, l'azzurro perché il blu non lo avevamo, il rosso ed il bianco, ho provato, ecco qui, semplice piatto e lo conoscete? È il cucchiaino per il caffè, per lo zucchero. Ho creato questo colore, l'indaco, che è proprio uguale all'indaco che c'è nel logo dell'iride, lo vedete? Questo lo potete usare per fare la stessa esperienza che vi ho proposto la settimana scorsa, semplicemente cambierà il tipo di colore. Se siete più fortunati di noi avete proprio il colore viola, il colore indaco, altrimenti potete farlo o lo chiedete a noi e ve lo portiamo anche già fatto se volete. Io adesso vi simulo naturalmente, allora questo è nel piatto, eccolo qua, vado a ungermi il dito e andrete a lavorare con il ragazzo, questa è la resa, vedete, sulla pelle. Lavorate, spaziate, sbizzarritevi e se avete anche delle idee, delle nuove proposte, me le potete mostrare sui video che ci mandate e così anch'io posso imparare delle cose nuove e vedere anche delle altre proposte fatte da voi, ok? Ciao ragazzi e buon lavoro, ciao!